Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webcast del progetto Mimesis. Mimesis è il cui acronimo sta per Materiali Smart, Sensorizzati e Sostenibili per il Costruito Storico. È un progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del PORFESR 2014-2020 e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le prestazioni degli edifici esistenti attraverso lo sviluppo di soluzioni che permettano l'integrazione di materiali smart e sensori all'interno del costruito storico. Il patrimonio edilizio italiano è infatti tra i più vecchi d'Europa ed è costituito principalmente da edifici in muratura che impiegano prevalentemente materiali tradizionali. Le prestazioni e la durabilità di questi materiali dipendono dalla capacità di effettuare interventi mirati a rallentare il degrado e l'invecchiamento naturale che è intrinseco in ogni materiale. I ricercatori del progetto Mimesis stanno lavorando per rispondere a questa sfida, sviluppando soluzioni che integrino materiali e sensori e che siano in grado di monitorare in maniera continua specifici parametri predittivi del degrado in atto nelle murature e nel costruito storico in generale. Tra i laboratori coinvolti nel progetto c'è GeoSmart Lab. Abbiamo con noi oggi Daniele Santini, che ringrazio e saluto, che ci illustrerà più nel dettaglio la piattaforma che lui e i suoi colleghi hanno progettato per l'elaborazione e la visualizzazione dei dati raccolti dai sensori installati sugli edifici. Grazie mille, Daniele, benvenuto. Buongiorno a tutti. Vedremo ora come è strutturata la dashboard di Mimesis. Innanzitutto è doveroso un'introduzione a questa dashboard. Quali obiettivi ha? Bene, nell'ambito dei materiali smart sensorizzati è ovviamente necessario un modo per visualizzare i dati ottenuti tramite i sensori e analizzare questi dati per ottenere delle informazioni rilevanti, quindi per passare dai dati grezzi a degli insight su qual è la situazione dell'edificato e come può essere migliorata. Per ottenere queste informazioni abbiamo realizzato una dashboard che si occupa di ottenere i dati ricevendoli dai sensori attivati e visualizzarli in un modo user-friendly per permettere di capire al volo qual è la situazione e agire di conseguenza. Possiamo iniziare subito con la dimostrazione della dashboard Mimesis che vedete sul vostro schermo. La schermata iniziale del dashboard è una schermata classica di login, che permette agli utenti con le proprie credenziali di accedere alla visualizzazione dei dati. Una volta entrati, si ha a disposizione una tendina che permette di scegliere fra tutti i dati che si hanno a disposizione quelli che si vogliono visualizzare. Se per esempio noi vogliamo vedere quali sono le letture, le ultime letture di un certo sensore, è possibile sceglierlo e procedere con la visualizzazione dei dati tabellari e graficati. In particolare, i sensori che si hanno a disposizione possono essere gestiti dagli utenti amministratori. Questo cosa vuol dire? Ogni utente è all'interno del sistema e può avere uno di due ruoli, il ruolo amministratore e il ruolo ospite. Un ospite è in grado di visualizzare soltanto i sensori a cui ha accesso, mentre l'amministratore è anche in grado di gestire gli utenti e i sensori che questi utenti possono visualizzare. È possibile, sempre se si è admin, aggiungere nuovi utenti. Come è possibile gestire i gateway all'interno dell'apposita interfaccia? Da questa interfaccia, innanzitutto è possibile visualizzare le tipologie di gateway che sono a disposizione,
Per ciascuna tipologia ci sono una serie di parametri che definiscono quale comportamento avranno in fase di visualizzazione, e queste tipologie possono essere assegnate a centraline già registrate in sistema o nuove centraline che vogliono essere aggiunte. È possibile, come dicevo, aggiungere nuove centraline specificando il nome che gli si vuole assegnare, il codice desiderato e la tipologia fra quelle definite nella pagina che abbiamo appena visto, e a seconda del tipo di centralina il codice che ci si aspetta venga inviato dalla centralina stessa assieme ai dati. Una volta inserito una centralina, nel momento in cui il sensore in questione invierà al server opportunamente configurato un pacchetto dati con questo ID, automaticamente la piattaforma web provvederà a visualizzarla lato web. Possiamo tornare alla pagina iniziale e visualizzare come quali dati possono essere visualizzati. Per le centraline Libelium abbiamo tre tipi di dati. Abbiamo i dati grezzi, quindi i veri e propri frame che vengono inviati dalla centralina, utilizzabili principalmente per analizzare aspetti tecnici, e sfruttiamo questa parentesi per evidenziare come all'interno del frame ci sia il codice che abbiamo precedentemente configurato all'interno della pagina di amministrazione. Questo codice identifica questo frame come appartenente ad una certa centralina. Ovviamente con i frame non possiamo far molto, quindi esiste la visualizzazione dei dati in tempo reale. Questa visualizzazione dei dati permette di vedere per ciascun frame quali dati sono contenuti con una interpretazione che li rende leggibili, e assieme ad essi una visualizzazione graficata. Qual è lo svantaggio di questa visualizzazione? È che se ci interessa una visualizzazione sul lungo termine, è necessario visualizzare moltissime righe, il che può essere distrattivo. È possibile scegliere quante righe visualizzare attraverso questa tendina elementi per pagina che troviamo in fondo. In questo caso siamo configurati a 200, ma si può anche scegliere di visualizzarli tutti. Se però abbiamo la volontà di visualizzare i dati sul lungo termine, è meglio passare alla visualizzazione per media oraria. Qual è la differenza da quella in tempo reale? Che qui per ogni riga abbiamo un orario e non una lettura della centralina. Il sistema provvede automaticamente a fare una media dei valori all'interno ricevuti all'interno di questa ora. Il risultato è che è possibile visualizzare i dati sul lungo termine con più semplicità. Oltre ai sensori Libelium è anche possibile vedere le letture dei sensori TimeLab. Anche in questo caso è possibile visualizzare i dati grezzi, quindi i dati che vengono forniti dalle centraline TimeLab. Anche in questo caso le letture grezze sono utili solo per un'analisi tecnica, ma se vogliamo una visualizzazione che possa tornare utile per ottenere delle informazioni rilevanti sul nostro edificio, è necessario passare alla media oraria. La media oraria, un po' come abbiamo visto prima, permette di visualizzare sul lungo termine quali sono le tendenze all'interno del visualizzate ottenute dal sensore e graficarle. E in questo caso nel grafico vediamo che noi abbiamo la possibilità di vedere tutti e tre le letture di pH e tutte e tre le letture di cloruri. Se siamo interessati solo ad alcune grandezze, è possibile cliccare sui nomi delle grandezze restanti, in questo modo verranno nascoste e automaticamente il grafico si adatterà per visualizzare nella scala migliore possibile le grandezze rimanenti. Anche in questo caso è possibile scendere in fondo per scegliere quante righe visualizzare e passare a pagine successive delle letture.
L'altra grandezza che può essere visualizzata è quella del sono le letture dei fessurimetri tertium. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di visualizzare i frame grezzi, quindi le informazioni ottenute direttamente dalla interfaccia importate dalla piattaforma Fix and Go di Tertium. Anche in questo caso, per ottenere delle informazioni rilevanti, possiamo passare alla media oraria. La media oraria, esattamente come prima, ci permette di visualizzare i dati tabellari e graficati. Anche in questo caso si applicano le cose che abbiamo detto prima riguardanti la paginazione, quindi la possibilità di scegliere quanti dati visualizzare, il che influisce sul grafico. Quindi se attualmente noi visualizziamo 200 righe e il nostro grafico arriva al 31 ottobre, aumentando le righe a 1000, il nostro grafico arriva fino al 20 agosto, perché ovviamente essendoci più righe abbiamo la possibilità di visualizzare più dati. Procediamo nella nostra carrellata di sensori disponibili e passiamo all'altra categoria di sensori Libellium che abbiamo. Prima abbiamo visto i Libellium Smart Agriculture Pro, che tornando alla visualizzazione avevano le grandezze watermark, la temperatura, la soil water tension collegata ai sensori watermark e l'umidità, che è la grandezza che più ci interessa. Passando invece ai sensori Smart Agriculture Pro, possiamo osservare le altre grandezze che invece vengono visualizzate da questi tipi di sensori, ecco qua, ovvero la permeabilità del materiale, la conduttività, la temperatura e il contenuto volumetrico di acqua. Anche in questo caso si applicano tutte le caratteristiche che vi ho detto prima riguardanti la paginazione e la graficazione, con la possibilità di scegliere quali parametri vogliamo vedere, eccetera. Infine, a differenza di tutti i sensori che abbiamo visto adesso, che hanno una visualizzazione standard, tabellare e graficata, ci sono i sensori sesto senso, quindi le fibre ottiche, che hanno una modalità di gestione diversa. Al contrario di questi sensori, che hanno delle centraline, dei gateway che si occupano di raccogliere le letture dai sensori e inviarle al server che ospita la dashboard, in questo caso non esiste questa funzionalità. È necessario da parte del operatore effettuare le letture, raccoglierle all'interno di un file e caricarle manualmente sulla dashboard. Questo è possibile dall'interfaccia Sensor Sensor, che possiamo trovare nel menu, come tutti gli altri sensori, come tutte le altre tipologie di sensore, e più specificamente nella sezione Caricamento Prova. Prima di mostrare come funziona il caricamento prova, è meglio specificare cosa c'è prima. Ogni lettura, trattandosi di fibre ottiche, fornisce una serie, un elenco di punti e la rispettiva tensione in quel punto. Per poter visualizzare graficamente questo dato, è necessario sapere com'è strutturata la fibra ottica. In questo modo, sapendo ad una certa lunghezza quale è la tensione, potremo sapere in quale punto geometrico si trova questa tensione. Per fare questa cosa esiste una pagina di configurazione modelli che permette di creare una serie che permette di creare uno o più modelli in cui ogni modello è caratterizzato da una serie di punti geometrici composti da coordinate geometriche e posizione quindi coordinate geometriche che verranno utilizzate per la visualizzazione e la rispettiva posizione che indica in fase di analisi del dato
quali dati della lettura vanno visualizzati e connessi con questo punto geometrico. Una volta configurato il modello di fibra ottica che stiamo utilizzando, è possibile procedere al caricamento di una prova. Questo si può fare scegliendo il nome della prova, che si può scrivere a mano, scegliendo il modello fra quelli che abbiamo definiti e scegliendo il file. Una volta caricato questo, una volta caricato e scelto il file, verrà automaticamente elaborato e verrà inserito nella lista delle prove che troviamo nella prima tab. Per ogni prova noi abbiamo il modello che gli è stato associato in fase di caricamento, se gli è stato associato un modello, il nome che gli è stato associato e una serie di informazioni ottenute dal file. Quindi il nome originale del file, la data di caricamento, la data di acquisizione e di calibrazione che sono state inserite nel file dallo strumento di lettura. Se noi vogliamo visualizzare i dati contenuti in un certo, in una certa lettura, è possibile cliccare sulla sezione dettagli, la quale mostrerà i dati che facevano parte di questa lettura. Come dicevo prima, la lettura delle fibre ottiche fornisce un elenco di tensioni intese come come strain, come tensione applicata a un elemento meccanico, che sono state registrate dalla fibra ottica nel esperimento registrato da questa lettura. Come qua sotto possiamo vedere l'elenco delle letture e anzi più specificamente la media. Il motivo per cui si sceglie la media è che se noi vogliamo vedere le letture vere e proprie fornite dal file, le possiamo trovare in misure. Il problema è che il file legge un numero estremamente alto di letture, si parla di 65.000 letture per ogni prova. Si tratta di un numero che tecnicamente è molto può creare problemi tecnici in fase di visualizzazione, quindi per migliorare l'esperienza utente a fianco della sezione misure è stata creata la sezione grafici, che permette di vedere i dati divisi su 150 elementi e ognuno dei 150 elementi è la media di una sezione di letture. Oltre, se per il modello, per la prova che abbiamo scelto è stato associato un modello, vedremo anche le sezioni. Cosa vuol dire questo? Tornando alla sezione di configurazione dei modelli, possiamo vedere che ad ogni punto geometrico può essere assegnato una sezione. La sezione dovrebbe comprendere due punti geometrici e permetterebbe in fase di visualizzazione di vedere in questa tabella soprastante la media della tensione in quella specifica sezione fra due punti geometrici collegati alla lunghezza al punto delle letture specificato. Spiego meglio. Se per esempio noi avessimo i punti nella posizione 55 e 58 entrambi nella sezione A, nel nostro grafico vedremmo che tutto quello compreso fra 55 e 58 sarebbe considerato all'interno di quella sezione e noi vedremo qui la media della tensione in quella sezione. Oltre a questi grafici per singola prova, è possibile visualizzare anche il confronto fra più di una prova. Se noi prendiamo due file, possiamo
visualizzare come questi si che aspetto hanno uno rispetto all'altro. E possiamo vedere qui a livello tabellare quale in ogni punto qual è la media in quel punto e graficamente qual è l'aspetto grafico che hanno. Per una singola prova è anche possibile estrarre un grafico che mostri l'aspetto geometrico. Io, ovviamente questo è possibile solo se è associato a un modello. Quindi facciamo un esempio. Apriamo una prova legata a un modello e scegliamo esporta grafico modello. Possiamo vedere in questa immagine che il modello associato a questa prova era questa spirale in cui esiste gran parte delle sezioni hanno una tensione normale, ma esiste una sezione che ha una tensione molto alta. Questo permette ovviamente di identificare a colpo d'occhio se esistono delle anomalie. Con la parte delle fibre ottiche io ho concluso questa carrellata di analisi delle letture che sono ottenute tramite sensori e visualizzabili tramite la dashboard di Mimesis. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.